Una questione fondamentale da indagare e da conoscere è a chi tocchi di investire per il futuro. Il futuro, così come sembra all'uomo, è una condizione che non appartiene all'oggi. È una questione legata a uno sviluppo. Ebbene, l'astrazione da ciascuno di noi è lo Stato. Lo Stato rappresenta quella condizione assoluta cui ogni cittadino è ricondotto come al suo riferimento totale, globale, assoluto. Ebbene, tocca allo Stato assumere quella condizione di quel futuro cui deve essere ricondotto l'uomo di oggi. L'uomo di oggi deve vivere concretamente quell'oggi che è connesso alla sua diretta essenza di uomo vivente. Lo Stato non è un uomo vivente. È una astrazione che si riconduce alla sintesi degli interessi comuni ad ogni uomo. Quindi rappresenta quella intenzione di futuro, come futuro è lo scopo comune cui ogni individuo reale e esistente nel tempo immediato è rivolto. Quindi spetta in verità assoluta allo Stato di rappresentare quella intenzione futura verso la quale l'uomo, nella sua singolarità di uomo e soggetto vivente, è ricondotto allo Stato come a quel punto di fuga comune cui tendano tutti i soggetti che oggi siano compresi in una vastità di spazio che li comprenda tutti e che in quel punto di futuro, collocato al limite dell'orizzonte di ciascun uomo, riconduca allo Stato quella condizione di futuro. Quindi tocca allo Stato di finalizzare le intenzioni dei desideri di ogni cittadino. Lo Stato rappresenta quel punto di fuga dell'interesse di tutta una comunità. Nello spirito dell'essere, di una giustizia, di una armonia, di una legge che fissi tutti i rapporti in questa presenza, che nel punto di fuga di questa presenza configuri proprio quel momento unitario e di congiunzione in un tutt'uno cui tutta la vastità del nostro campo attuale sia ricondotta come uno scopo assoluto. Se lo Stato, l'organizzazione dell'uomo, non è ricondotta a questo fine e diventa invece la strumentalizzazione del momento, della presenza in cui noi esistiamo, perde la sua funzione di interesse collettivo di tutto il quadro in ampiezza che oggi esiste e che fosse ricondotto a quell'unico scopo finale che è l'interesse giusto e normale di ciascuno. Dunque spetta allo Stato ogni investimento nel futuro, ogni azzardo nel futuro, nell'ottica di una intenzione, di un disegno, di una legge del divenire.
che porti verso quel futuro in cui tutto quanto oggi sia contenuto in una vastità di campo si possa ricondurre come quel tutt'uno che sia il punto di fuga delle intenzioni di oggi. Ecco, a questo livello la giustizia del nostro sistema in cui noi siamo presenti si riconduce e lo Stato deve assorbire tutte le intenzioni, tutte le vocazioni, tutte le speranze, tutti gli ideali che facciano parte oggi della sfera degli interessi dell'uomo affinché li sintetizzino e li raggruppino in unità come quell'intero punto di fuga verso il quale noi siamo diretti affinché esso, espandendosi, ci configuri finalmente quella condizione in cui tutto sia finalmente collegato come un tutt'uno. Certo, espanso nella diversità degli interessi di ciascuno, ma secondo quella armonia in cui tutto, pur essendo espresso in forme diverse e in istanze diverse, sia parte di quel tutt'uno che semplicemente si è espanso come un futuro che è diventato reale.